introduco semplicemente le persone che terranno, come facciamo di solito, due interventi iniziali di circa 20 minuti, che rispetto al tema di oggi, che è proprio un tema relativo a questo periodo, ovvero parliamo di epidemiologia, che è importante sempre comunque, anche se ben trascurata all'interno delle istituzioni, compresa l'istituzione sanitaria. Però comunque oggi forse si è visto, causa il Covid, la sua estrema necessità. Per cui noi facciamo evidentemente questo incontro per cercare di capire un po' che cos'è l'epidemiologia e come funziona e per vedere poi di applicarla alla nostra situazione. Un discorso un po' di tipo più generale verrà fatto da Andrea Micheli, che è un epidemiologo, era un epidemiologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori. È il direttore di Epidemiologia e Prevenzione, che è la rivista che è fondata dallo stesso fondatore di Medicina Democratica, cioè Giulio Maccacaro. Questo, diciamo, è un discorso un po' generale per spiegare cos'è l'epidemiologia e come questa disciplina scientifica funziona. Successivamente interverrà anche Paolo Fierro, che è un medico ospedaliero, anche lui è andato in pensione da poco, di Napoli, il quale partecipa e per certi versi dirige anche il Comitato per la Salute e la Sanità della città di Napoli. Questo perché lì questo comitato ha fatto l'esperienza di fare il cosiddetto referto epidemiologico. Tra l'altro vedo che c'è anche qui il dottor Valerio Gennaro che su questo ha dato un notevole contributo. Per cui diciamo facciamo queste due relazioni, poi apriamo la discussione e naturalmente pensiamo per le 8 di finire. Quindi darei subito la parola a Andrea Micheli. Ok, buonasera a tutti, ciao a tutti. Anche a me piace iniziare questa presentazione salutando Walter. È una persona che ho avuto piacere di conoscere e che, insomma, quando ho saputo di questa notizia sono rimasto molto amareggiato perché effettivamente ogni volta che l'ho incontrato mi ha dato idee. Antonio, dovresti allora due parole. Io mi ha aiutato Fulvio poco fa nel presentarmi. È una pratica che da un po' di tempo noi, Epidemiologia Prevenzione, abbiamo instaurato: è di presentarsi bene quando uno parla, per cui sapere chi è. Io a 19 anni facevo l'operaio di tintoria, a 25 mi sono laureato in sociologia, a 33 mi sono fatto la statistica medica, a 35 anni ho fatto il concorso di studio dei tumori per una serie di fortunate evenienze. Ho terminato il mio periodo di lavoro negli ultimi 10 anni dirigendo la struttura complessa di epidemiologia del studio dei tumori. Dopodiché, sempre per fortuna, adesso dirigo Epidemiologia Prevenzione insieme a Francesco Forastiere, siamo due direttori scientifici. Bene, adesso Antonio, se possiamo partire alla prima. Allora, chiacchiere distintivo, perché è un periodo in cui di chiacchiere abbiamo sentito tanto a tempo di Covid-19. Invece ci sono stati anche errori e ci sarebbero grandi bisogni di unità. In fondo vedete il ponte di Mosca, che
che è stato ricostruito collegando due culture, due mondi. La prossima, per favore. Allora, un attimo che... Allora, questa pandemia ha reso noto e informato il pubblico che esiste questa disciplina in cui molti, in cui noi siamo impegnati, si chiama epidemiologia. C'è stata una grande confusione perché si sono dichiarati epidemiologi, coloro che si occupano di virologia, di microbiologia, di chimica. E quindi c'è stata una grande confusione e adesso io penso che molti confondono la parola epidemiologia con la parola epidemia. In realtà l'epidemiologia non si occupa solo di epidemie. Anzi, la prossima. Anzi, se ho provato a disegnare un po' le relazioni che ha questa disciplina con una serie di mondi scientifici. Il mondo scientifico sulla sinistra in alto comprende la medicina, la fisiologia, l'anatomia e a lato anche biologia, virologia, la chimica, cioè il mondo in cui attualmente è chiamata l'epidemiologia a occuparsi. Però questa disciplina è molto legata alla società, alla storia, e tratta dello studio della salute, della malattia e delle popolazioni umane. In realtà c'è anche l'epidemiologia degli animali, ma comunque l'epidemiologia umana. E elementi di studio sociale come l'economia, la geografia, la storia, le scienze politiche, la sociologia, sono tutte parti e confluiscono in questa disciplina, che però ha un suo fondamento nell'uso di materie scientifiche che hanno la base nei numeri. E per cui da un lato la statistica con lo studio delle probabilità, demografia, teoria dei campioni, e poi dall'altro la fisica e molta matematica, nel senso che l'uso della matematica è parte integrante di coloro i quali si occupano di epidemiologia. Però la cosa importante e interessante da sottolineare è questo legame, e per cui questo ponte che l'epidemiologia crea tra il mondo della scienza e la società, anzi della società vuole essere influenzata. Quindi è una disciplina scientifica che ha a che fare col mondo della realtà sociale. La successiva. Quindi abbiamo detto che l'epidemiologia è lo studio delle malattie nelle popolazioni umane e fa sostanzialmente due tipi di attività. Descrive la presenza delle malattie e indaga sul ruolo dei fattori che determinano l'incidenza, l'occorrenza e l'esito delle patologie. E se ci pensate bene, in realtà queste due attività sono le attività tipiche di qualsiasi mondo scientifico. Da un lato c'è la descrizione di quello che si osserva e dall'altro lato c'è lo sforzo della scienza di capire le relazioni che esistono tra gli elementi di queste osservazioni. Nel caso nostro, gli ambiti sono le popolazioni umane e l'intorno e il contesto in cui queste popolazioni vivono. Naturalmente è un contesto che ha delle dimensioni storiche, sociali, geografiche. E quindi tutto questo mondo di relazioni è fondamentale per affrontare epidemiologia. In questo senso, e come ho detto anche prima, è una disciplina che favorisce la costruzione dei ponti tra scienza e società, non solo nelle sue articolazioni più avanzate, a mio avviso, si fa società.
è parte della società ed è elemento per gli ausilio nel conflitto che nelle società occorrono. La prossima. Allora, guardiamo un concetto più profondi che riguardano il ruolo dell'epistemologia e l'uso della sua capacità di indagare le relazioni. Questa indagine viene fatta utilizzando le probabilità, cioè lo strumento fondamentale per studiare le associazioni che esistono tra malattia e vita delle persone. Allora, questo concetto di probabilità è, secondo me, rilevante in tutto il mondo contemporaneo. E, un tempo e anche nella scienza, diciamo, classica, si riteneva che tutto fosse determinato. Ora non è più così. E nella storia della scienza, cioè la filosofia della scienza, l'epistemologia, la metodologia della scienza, si tende a diffidere il pensiero occidentale in fase. Io quello di cui parlo qua è il pensiero occidentale, anche se il pensiero globale umano è molto più ampio, ma purtroppo nella storia il mondo occidentale ha governato progressivamente il mondo e i suoi paradigmi hanno infuso l'idea dell'intero pensiero mondiale, praticamente. Ad ogni fase storica e dello sviluppo della scienza si è corrisposto un atteggiamento verso la conoscenza che non solo ha influenzato la pratica operativa di chi fa scienza, ma anche il vivere quotidiano. Adesso proverò a fare un escurso che, diciamo, è veramente basato su appunti. Ma secondo me è molto rilevante anche per capire i concetti che in questi mesi ci siamo ad affrontare, cioè i concetti del rischio, della probabilità dello svolgere gli eventi, il fatto che abbiamo trovato esperti che esprimevano concetti completamente diversi. La prossima. Quindi prendete queste cose come appunti, ma secondo me sono rilevanti per capire dove siamo e dove stiamo andando. Vedete, quando nel 300 avanti Cristo e per, diciamo, 1000 anni, 1500 anni, tutto quello che noi chiamiamo scienza in realtà era l'espressione di Aristotele, che è la scoperta dell'assenza, cioè la scienza è la ripetizione di ciò che era conosciuto, che era sostanzialmente informazioni che venivano da qualcosa che era ritenuto il divino. Questo per centinaia di anni. Poi è arrivato Galileo che ha cambiato il modo di pensare e ha introdotto di fatto la scienza con quel metodo che è chiamato pensiero sperimentale induttivo. Qual è questo pensiero? Pensiero attraverso il quale tu guardi un fenomeno e da questo estrai le leggi universali. O leggi universali generali, no? Quindi praticamente faccio cadere un sasso e leggo quella legge e così costruisco questo pensiero. 100 anni dopo, nel 1700, Newton fa un'ulteriore procedura intellettuale. E quindi io non devo partire dalla singola osservazione. Faccio il concetto opposto. Praticamente esprimo un'ipotesi e da questo vado a controllare se questa ipotesi è retta dalla realtà. E poi siamo arrivati al 1900 con un grande Einstein che fa il grande salto concettuale e dice praticamente la scienza è una libera costruzione di costrutti teorici, quindi
è quello che poi nominalmente si chiama relativismo, perché praticamente il mondo della conoscenza non è un mondo a parte, non è legato alla realtà. E dopodiché io costruisco dei modelli e questi modelli li applico alla realtà e se questi reggono li tengo per buoni, se no li cambio. E quindi continuamente la scienza continua a cambiare modelli attraverso cosa? Attraverso sistemi probabilistici. Per cui praticamente da concetti attraverso i quali ci siano delle leggi, cioè il virus fa male, a concetti cioè il virus fa male se ci sono determinate condizioni. Allora naturalmente se un gruppo di persone entra in una stanza e tutti questi muoiono, allora io non, anche senza sapere perché o il come, dico che quella stanza lì è una condizione di rischio, quindi con probabilità 1 che l'evento succede. Ma non succede mai con probabilità 1, succede sempre con una frazione dell'1. Quindi, e tanto più i fattori sono difficili da studiare, come nel caso dell'oncologia, tanto più il rischio si allontana dall'1 ma diventa una frazione dell'1. Allora, ed è lì che praticamente bisogna imparare i concetti di rischio e di probabilità. Per cui quello che noi stiamo vivendo adesso è un mondo basato sul fatto che non bisogna assolutamente pensare che la scienza ci dia delle verità, ma ci dà delle informazioni che derivano da dei modelli interpretativi e se quei modelli interpretativi sono materialmente in piedi, corretti, allora sono interessanti e utili fino a che arriverà una proposta in grado di superare quel concetto e quel modello. La prossima. Quindi la scienza non produce verità, ma delle conoscenze relative. E di nuovo, costruisce i ponti, è importante, perché la scienza non deve essere separata. Perché essa poi è influenzata dalla costruzione della società, dalla sua divisione in classi, dagli interessi economici, vicende storiche, dalla politica. Per cui è tanto più lontano dal produrre delle verità. Sono produce delle verità relative. E devo dire che questa disciplina in cui oggi parliamo, io penso che aiuti veramente a pensare a un mondo relativo e che con un appunto in più, che la conoscenza non scaturisce solo dalla competenza, cioè la competenza significa avere studiato una certa materia, aver approfondito, avere una valutazione continua dei reperti di validazione che vengono prodotti, ma anche riconoscere che esista una conoscenza derivante dall'esperienza collettiva della società. Beh, il nostro paese è stato inventore di questo concetto della validazione consensuale, che era questa idea attraverso quale gruppi operai omogenei esprimevano un parere sulle loro condizioni di rischio e validavano consensualmente il parere del competente. Questa idea è un'idea formidabile, fa sì che l'idea di una scienza separata la si riconosce come sbagliata, ma che proprio esista la costruzione della conoscenza in cui la conoscenza è un prodotto collettivo. La successiva. Chiacchiere distintivo, perché io devo dire che in questi mesi, in questo anno, ho fatto il possibile per non parlare, perché ho avuto l'impressione che sia stato un grande parlare senza avere le competenze e le conoscenze di quello che si diceva. E anche l'umiltà di riconoscere soprattutto un punto che adesso qua vado a presentare, che un conto è la ricerca, un altro conto è la sanità pubblica o la cura. La scienza
deve essere il più possibile indipendente e libera. E quindi può confutare, ribaltare ogni pregiudizio, ogni idea, essere completamente libera di poter esprimere e innovare quanto era noto fino al momento precedente, anche se noto in un mondo, un sistema vasto. Ma un altro conto è questo. Un altro conto è quando si danno indicazioni in sanità pubblica. Perché vedete, il mondo scientifico in realtà ha decisione se praticamente deve essere adottato o meno la mascherina, se deve essere fatta una certa procedura, se deve essere utilizzato un certo farmaco, eccetera. È di fatto il risultato di un processo democratico, dove naturalmente gli elementi di prima, di contraddizione e di peso della società hanno sicuramente un ruolo, però è un processo democratico dove alla fine si arriva a una decisione il più ampio possibile di coloro che sono competenti, esperti in un certo campo. Quando tu hai queste informazioni, secondo me, praticamente sono quelli attraverso i quali si ha il dovere di dare indicazioni di sanità pubblica. Ma se non hai quella, se non sei interprete di quella decisione generale, non devi darla, ma devi dare la tua informazione, se è di costruzione scientifica, in un mondo, diciamo, dove si costruisce la conoscenza, ma non diventa messaggio per il pubblico. Naturalmente in questi mesi, in questo anno tremendo, praticamente è successo che ci siamo trovati a dover prendere decisioni e valutazioni in tempi brevissimi. E quindi questo processo, che è a pratica del mondo scientifico e del mondo medico, si è dovuto saltare, si è dovuto affrettare. Però io penso che si debba sempre fare riferimento a questo schema, verso il quale si debba separare ciò che è ricerca e ciò che è sanità pubblica. La successiva. Perché la verità è stata questa, che la pandemia ci ha colto impreparati. Ci ha obbligato a decisioni rapide e quindi abbiamo fatto sicuramente molti grandi errori. Vedete, io ero tra quelli, pensavano che fosse finito il tempo delle grandi epidemie. Io ho insegnato tanti anni a scienze infermieristiche e ho insegnato a centinaia di infermieri che non era più il tempo delle malattie trasmissibili, perché queste appartenevano al secolo passato, e che invece questo fosse il tempo delle malattie cronico-degenerative, cioè i tumori, le malattie cardiovascolari. Penso io sbagliavo. Non raccoglievo le informazioni che venivano da quel piccolo gruppo di epidemiologi che hanno continuato a studiare il problema delle malattie trasmissibili e che segnalavano come il rischio di un arrivo di una pandemia fosse progressivamente sempre più alto. L'altro punto che ci ha reso impreparati è il fatto che le politiche neoliberiste degli ultimi 20 anni hanno distrutto la medicina territoriale. E l'epidemiologia è medicina territoriale, è studio della malattia nelle società, e per cui noi ci siamo trovati con le gambe tagliate. E quindi in tutto questo periodo io penso che molti di noi abbiamo fatto tanti errori e soprattutto vedo ancora che c'è un bisogno di grande umiltà e di ascoltare il parere delle forze collettive che ci aiutano a pensare meglio a come procedere. Prossima, ma questo per dire semplicemente alcune cose che ci fanno osservare come tuttora l'informazione che ci arriva dalle statistiche che vengono rese pubbliche non tenga conto di un modello molto semplice, che è quello che vi faccio vedere, no? Esistono in una popolazione, il rettangolo che qua esprime la popolazione, esiste la presenza dei fattori di rischio. Questi fattori di rischio determinano l'incidenza dei casi.
Incidenza nel nostro linguaggio vuol dire l'occorrenza della malattia nell'unità di tempo. E naturalmente su questa incidenza, su questo rischio, agisce la sopravvivenza sotto la freccia rossa. Per la sopravvivenza e sono i tempi di vita della popolazione. Dopodiché, quando un gruppo di persone sfortunatamente si ammala, c'è un tempo di sopravvivenza, che è qui chiamato sopravvivenza specifica, e quindi c'è una probabilità di sopravvivere, dove il suo opposto è uno degli elementi che viene sempre presentato, che è la mortalità specifica. E poi c'è la prevalenza, che sarebbero tutti i casi che sono insorti e sono sopravvissuti nel tempo, che è un'altra quantità che viene presentata. Tutte queste quantità, la prossima, vengono presentate indipendentemente dai denominatori. E quindi sono senza senso per lo più. Naturalmente è importante sapere se i vaccinati sono 1 milione, 2 milioni, oppure se i malati sono arrivati ad essere qualche milione. Naturalmente tutte informazioni hanno una certa utilità, ma sono difficili i confronti se non si tengono conto delle relazioni che esistono tra i numeratori e i denominatori che stanno sotto. E quindi l'incidenza e le mortalità si misurano in tassi, dove sono dei rapporti con al numeratore ci sono gli eventi, al denominatore c'è la popolazione che ha la probabilità di avere questi eventi, moltiplicata per il tempo dell'osservazione. Mentre la probabilità sono il numero di casi sul numero di eventi. La successiva, questo è il tasso, che non è solo un animale, ma appunto è una quantità matematica che viene poco utilizzata, e non è ancora chiaro perché. La prossima. Allora, noi stiamo attraversando, abbiamo finito il primo anno ed è probabilmente stiamo affrontando la terza ondata, e insomma, molti di noi la prospettavamo, perché non solo per un andamento attuale, ma anche sulla base delle informazioni storiche. Praticamente nelle pandemie dei secoli scorsi, per come sono state raccontate, sono state successive ondate che hanno via via colpito le classi di età più anziane, poi le più giovani per le più giovani, mano a mano che le classi più avanti venivano colpite dall'evento pandemico. E forse vi ricordate che all'inizio di questa pandemia si parlava delle 3T, che era testare, quindi fare tanti test, tracciare, quindi vedere dove il virus poteva aver contaminato alcune persone e poi trattare. E di queste 3T non si parla più, perché in realtà abbiamo verificato un po' che la numero di età era tanta, per cui il testare e tracciare non era possibile. Ma poi in realtà è successo anche questo fatto, che praticamente l'intero sistema italiano, che non era più il sistema sanitario pubblico che era stato pensato e che voleva avere personale distribuito in tutta la nazione, addirittura a livello distretto, dove i distretti sanitari erano a ambiti di 10.000 persone, allora sì, si sarebbe potuto fare quello che si doveva fare. In realtà questo processo di fatto, e in particolare per le regioni come la Regione Lombardia, non viene più fatto e non è viene stato fatto. Perché? Manca il personale. Cioè, le decisioni che sono state assunte nel corso degli ultimi 20 anni hanno determinato il fatto che il sistema sanitario non è stato in grado di affrontare in modo adeguato
questo problema. Adesso, naturalmente, col tempo, alcune cose sono state affrontate, ma ancora siamo lontani da quello che si dovrebbe fare. Vi ringrazio. Grazie Andrea. Naturalmente poi voi troverete, se volete rivederlo, risentirlo, il testo sul sito di Medicina Democratica. E quindi a questo punto passerei la parola a Paolo Fierro, che entra un po' nel dettaglio pratico. Forse ci sarà un salto abbastanza grosso, ma chiedo a lui di vedere di colmarlo. Prego, va Paolo. Bene. Sì, grazie innanzitutto. Innanzitutto ci tengo a precisare, appunto, io sono un ex medico ospedaliero, tra l'altro di una branca chirurgica, per cui voglio dire, mi rapporto a questo tipo di argomento, insomma, con sicuramente con molto interesse, però diciamo che abbiamo individuato a Napoli, insomma, come gruppi di non solo Medicina Democratica, ma insomma i gruppi che hanno lavorato sulla sanità e sulla salute in particolare, nello strumento dell'epidemiologia un aiuto potente non solo nell'analisi, ma anche, diciamo, nella dimensione proprio democratica della discussione sui temi della salute. Dico questo perché praticamente siamo approdati all'utilizzo di alcuni strumenti, appunto, dell'epidemiologia dopo una serie di lotte che hanno portato alla costituzione della Consulta Popolare per la Salute e la Sanità della città di Napoli, che è stata riconosciuta dal sindaco di Napoli, che è un coordinamento di comitati che va dai comitati della salute mentale, i parenti, insomma, dei pazienti, i sofferenti psichici, ai comitati di lotta che hanno difeso le strutture sanitarie che venivano dismesse, fino ai movimenti anche quelli ambientalisti, insomma, che si sono interessati del problema della cosiddetta terra dei fuochi. Quindi, diciamo, il tutto nasce in questo ambiente, no? E abbiamo ritenuto di dover investire l'istituzione di prossimità, che è il comune, quindi il sindaco, delle problematiche, diciamo, della salute, e di fornire uno strumento d'analisi importante. Questo strumento d'analisi è, diciamo, il REC, che poi è quello, diciamo, qui c'è Valerio Gennaro, che è quello che l'ha in qualche modo concepito, però noi abbiamo cercato di, diciamo, utilizzarlo nella nostra realtà napoletana. Tra altre cose, questo lavoro è stato pure presentato in qualche congresso. Se come si chiama, Antonio, mi manda la prima slide, ecco, lo presentammo a Bologna e, diciamo, ne ricostruimmo tutta la storia esattamente come l'ho descritta io precedentemente. Cioè, nasce da un discorso prima di tutto di movimento, di comitati di lotta, di partecipazione. Questa è una cosa importante, poi magari ci ritorniamo. E allora, se questa, tra altre cose, forse la prima grande città che ha utilizzato questa cosa ebbe una certa, questo strumento, ebbe una certa eco sulla stampa. Se si chiama, mi fa vedere i titoli, vai avanti, Il Mattino, insomma, riportò le nostre schede, così pure Il Manifesto, vai avanti,
Insomma, noi definimmo la, diciamo, questa mappa della mortalità. Che cos'è praticamente il referto epidemiologico comunale? Di fatto è uno strumento che è stato appunto definito, ideato da Valerio Gennaro. Noi nel nostro caso abbiamo utilizzato anche l'apporto di Pier Giorgio Duca, che insomma fa con il suo istituto di statistica medica. Sostanzialmente si basa sul rilievo dell'SMR, cioè del rapporto standardizzato di mortalità, cioè il rapporto tra i decessi e i residenti anno per anno e quartiere per quartiere. In questa maniera, vai avanti, abbiamo fatto una prima mappa che è data dai dati cumulativi di circa 9 anni, cioè dal 2009 al 2017, e abbiamo ricavato questo tipo di quadro che ci indica, diciamo, con le aree in rosso, i quartieri dove ci sta un eccesso di mortalità rispetto sempre alla realtà napoletana. Come è possibile vedere immediatamente, sia per maschi che per femmine ci sta una prevalenza nella zona nord-orientale della nostra città e in alcuni quartieri del centro storico. Ci siamo chiesti pure, naturalmente, come mai ci stavano, sia per i maschi che per le femmine, ci stava lo stesso tipo di quadro. Antonio, se vai avanti e salti le slide, ci sono 2 o 3 slide vuote. Andati pure a rapportare rispetto ad altri tipi di elementi di valutazione. In particolare abbiamo fatto un confronto con il problema della vulnerabilità sociale e materiale. Dagli statistiche nazionali, tra le altre cose, Napoli risulta purtroppo al primo posto per quanto riguarda questo tipo di indice, questo rispetto, diciamo, ai dati ufficiali. Se va avanti, in effetti questo indice è importante perché si basa sulla valutazione di 7 indicatori: incidenza percentuale della popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni, senza titolo di studio, quindi la scolarità, l'incidenza delle famiglie con 6 o più componenti, quindi diciamo le famiglie numerose, l'incidenza delle famiglie monogenitoriali sul totale delle famiglie, l'incidenza di famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indice composte solo di anziani o con almeno un componente molto anziano, ultraottantenne, l'incidenza della popolazione in condizioni di affollamento grave, l'incidenza dei giovani fuori del mercato del lavoro, l'incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico. Praticamente ricavati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni delle periferie. Vai avanti. Allora, in base a questo rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta, risulta che comunque Napoli è purtroppo, per quanto riguarda la presenza di quartieri ad alto potenziale di disagio economico, al secondo posto subito dopo Cagliari. Quindi, voglio dire, parliamo comunque di una situazione sociale
di estrema sofferenza, di estrema gravità. Vai avanti. E questa è la mappa del disagio sociale, che, se ci fate caso, è strettamente, è esattamente sovrapponibile a quella del REC, cioè della mortalità. Ed è una cosa evidentemente molto, quasi scolastica. È incredibile, la zona nord-orientale e i quartieri del centro storico, che sono quelli a maggiore disagio sociale, poi dopo magari poi scendiamo pure nel dettaglio di alcuni particolari, sono gli stessi che hanno un eccesso di mortalità rispetto alla media cittadina e rispetto alle rispetto, diciamo, alla situazione generale. Se vai avanti. E qui, diciamo, abbiamo l'elenco di tutti i quartieri. Vabbè, per chi non è di Napoli, chiaramente la cosa può non risultare, molto chiara, però diciamo storicamente si tratta di quartieri che sono state da sempre in parte, diciamo, delle sacche di vecchia povertà, e si tratta di quei quartieri della periferia che sono stati particolarmente interessati dal problema, per esempio, delle ecomafie, perché la zona nord-orientale è quella che sta immediatamente, è limitrofa con il Basso Casertano, quindi parliamo di quelle aree che sono state interessate anche dal disastro ambientale. Sono le stesse aree che sono diventate famose per i fenomeni di criminalità, ma diciamo ad altissimo impatto, le stesse aree dove ci sono tassi di disoccupazione spaventosi. Vai avanti. E quindi, diciamo, ancora a conferma di questo quadro, noi diciamo abbiamo rapportato anche questi problemi con l'indice di deprivazione, e anche qui, diciamo, la scarsa istruzione, la carenza di lavoro, le condizioni abitative e familiari sono purtroppo per la nostra regione con indici sicuramente allarmanti, e sono una conferma, diciamo, che dove ci sono queste aree di disagio sociale ci sono evidentemente anche difficoltà per quanto riguarda l'accesso alle cure, per quanto riguarda le condizioni pure di economiche tali da poter gestire ad esempio delle malattie che, insomma, in altri ambiti possono essere invece maggiormente gestiti meglio. Vai avanti. Salta, ecco qua. Allora, andiamo a questo altro tipo di grafici che sono stati elaborati da Dario Bruzzese, che è un ricercatore della Federico II, e che, diciamo, ci mettono in evidenza: questo è il quartiere peggiore di Napoli, dove praticamente, come è possibile vedere, nell'arco di quasi un decennio le condizioni di eccesso di mortalità praticamente sono una costante, no? Per maschi e per femmine, la linea nera in basso indica, diciamo, la media cittadina, quindi, diciamo, il livello di normalità locale, e qui invece vediamo come ci sono dei dati sempre costantemente al di sopra
della media, e anzi addirittura vi sono nell'ultimo anno ci sta addirittura un incremento sull'andamento generale. Vai avanti. Invece il quartiere migliore, il Posillipo, il quartiere diciamo delle classi agiate, quelle che sta sul mare, sono le ville dei ricchi, eccetera, eccetera, come potete vedere hanno un indice di un SMR che sta al di sotto della media cittadina, quindi hanno una mortalità sicuramente minore rispetto al resto di Napoli. Vai avanti. Questo è Bagnoli, un ex area industriale che diciamo non presenta particolari indicazioni diciamo allarmanti, tranne diciamo per alcuni anni. Vai avanti. Puoi andare ancora avanti. I limiti di confidenza sono a 95 o a 90? Non ho capito. Allora, questi sono i due quartieri bene, diciamo, i quartieri di classi agiate, e come vedete abbiamo sempre diciamo degli indici che sono al di sotto della media. Vai avanti. Vai ancora avanti, arriva a Monte Calvario. Questa è Scampia. Questa è Scampia, come vedete, sempre area nord, Scampia, diciamo tragicamente famosa per i problemi della criminalità generalizzata, come vedete ha anche qui dei dati sempre al di sopra, in eccedenza, diciamo. Lo stesso San Lorenzo, che è un quartiere, è il quartiere di Forcella, insomma, altra sacca di malessere cittadino, è un'enclave, diciamo, di povertà all'interno del centro storico. Andiamo avanti. Allora, la cosa importante che volevo farvi vedere è questa qui, che abbiamo rilevato, hanno rilevato in particolare le compagne che si stanno interessando dei problemi femminili. Ci sono un paio di quartieri in cui la tendenza generale che in genere dà la sopravvivenza delle donne, diciamo con un dato migliore di quello dei maschi, in questo caso qui invece viene invertita, cioè ci sta un problema per cui è prevalente la mortalità femminile. Ci siamo chiesti pure perché. Vai avanti. Ecco qui, uno degli elementi che potrebbe spiegare questo è la presenza di molti insediamenti di immigrati, e in particolare dopo il ricongiungimento familiare, insomma, la presenza anche di parecchie donne che diciamo provengono da altri paesi, con in particolare diciamo quelli dell'area asiatica, Bangladesh, Sri Lanka, eccetera. Vai avanti. Salta. L'altro problema, noi ci siamo pure adoperati per smontare diciamo la tesi per cui la mortalità in eccesso nelle nostre aree fosse dovuto semplicemente alle abitudini produttuali, i cosiddetti stili di vita, eccetera, per un problema molto semplice, perché anche diciamo i cosiddetti stili di vita e le abitudini voluttuarie dipendono sicuramente dai livelli di scolarità e perché no anche di reddito, che diciamo in qualche modo influenzano pure l'approccio rispetto al cibo, rispetto all'attività sportiva e simili. Quindi in effetti tutta questa problematica l'abbiamo affrontata specialmente durante il periodo delle grosse mobilitazioni contro i roghi e contro l'inquinamento ambientale. Vai avanti.
Vabbè, vai avanti, queste sono cose che magari... vabbè, questo è lo schema per cui si ricava il rapporto standardizzato di mortalità, quindi è un'elaborazione che va fatta evidentemente con sistemi matematici, infatti a noi ci hanno dovuto aiutare. Pier Giorgio Duca, abbiamo chiesto molti consigli a Valerio Gennaro, e per quanto riguarda i grafici relativi specifici, l'andamento per anno e per quartiere, cioè i grafici dinamici che abbiamo visto nella seconda parte, ci ha aiutato praticamente Dario Bruzzese della Federico II. Vai avanti. Vabbè, saltiamo pure questo. Vabbè, queste sono, diciamo, dati statistici poi che riguardano la... Vabbè, che riguardano, diciamo, i dati nazionali. Vai avanti. Anche qui, diciamo, l'uso, il fumo di tabacco, eccetera, eccetera, anche qui... voglio dire, la nostra regione, diciamo, i suoi dati particolari. Vai avanti. Oh, questa cosa qui è importante. Ci siamo posti pure il problema di valutare l'andamento della pandemia, comunque dei contagi nella nostra regione. Vai avanti, e abbiamo avuto delle difficoltà perché praticamente per una sorta di gestione molto pure autoritaria, che è comunque, diciamo, una difficoltà di accesso ai dati, e in realtà non è mai stato dato come dire, un quadro aggiornato, quotidiano, completo dell'andamento dei contagi quartiere per quartiere. Questo perché? Perché in effetti, se vai avanti Antonio, in effetti noi diciamo, sicuramente nella prima parte nella prima fase della pandemia siamo stati lambiti, diciamo, dal problema. Vai avanti. Salta tutto questo, vai un po' alle mappe di Napoli. In buona sostanza, l'infezione a Napoli è iniziata con fermati qua. Praticamente c'è stato un paradosso, per cui inizialmente, parlo della primavera dell'anno scorso, il virus Covid a Napoli nei quartieri bene, no? Cioè il contrario di quello che abbiamo visto sinora, nella mappa di sinora. E questo perché paradossalmente fu portato da un gruppo di medici che erano andati a congresso. Sto andando troppo oltre. E che, diciamo, in qualche modo, diciamo, svilupparono queste infezioni in alcuni piccole isole che furono gestite pure rapidamente e furono isolate. Nella seconda fase, invece, in particolare dopo l'estate dell'anno scorso, è successo che il virus si è sviluppato, ma molto rapidamente, ed ha ripercorso, ha ricalcato esattamente la mappa del disagio. E ancora una volta si è ritornato allo schema del REC che avevamo visto all'inizio. E questo perché? Perché in realtà, un poco per ricollegarci a quello che si diceva nella prima relazione, in effetti il Covid è una sindemia, cioè è una, come dire, è un problema che si innesta e si sviluppa di più in particolari condizioni sociali, ambientali,
ed anche chiaramente qui abbiamo nelle zone dove più scure, più in rosso, abbiamo le aree dove ci sta sovraffollamento, le aree dove ci sono difficoltà nei trasporti, le aree che hanno bassa scolarizzazione, le aree dove ci sta una maggiore popolazione giovanile. Questo è un altro elemento importante, no? Che chiaramente è più difficile da controllare. Vai avanti. Antonio. Ok, in realtà questa è l'ennesima riprova che sostanzialmente non si può fare a meno nell'analisi dei fenomeni anche delle malattie infettive dal valutare sempre anche i problemi sociali e i problemi, diciamo, di tipo ambientale che diciamo, accolgono, diciamo, questo problema, questi problemi pure di natura infettiva. Antonio, vai avanti. Non riesce a... Vabbè, in effetti, come vedete, questo qui è il REC, è praticamente sovrapponibile alla mappa precedente che riguardava invece lo sviluppo della pandemia a Napoli. Vai avanti. Vabbè, questa qui è il grafico della pandemia nella nostra città. Volevo mostrarvi l'ultima. Vai avanti. Ecco qua, ferma qui. In effetti, questa è la prima mappa che è stata resa pubblica del contagio a Napoli. Come vedete è il contrario di quello che abbiamo visto sinora. Cioè in alcuni quartieri del centro e in alcuni quartieri, diciamo, in genere ad alto reddito e con condizioni di basso disagio sociale, si era sviluppata la malattia che era stata importata, ripeto, da alcuni gruppi sociali particolari. Nella seconda fase, invece, purtroppo, c'è stata l'espansione negli altri quartieri, quelli che in questo quadro qua sono verdi, diventeranno rossi e si invertiranno i colori, perché praticamente si è trattato in parte di gente che è andata sicuramente fuori per vacanze, ma anche molta gente che è andata fuori o è tornata da fuori per lavoro, in particolare gli stagionali, eccetera. Quindi si spiega benissimo questo tipo di andamento e questo tipo di paradosso, questa inversione. Allora, io avrei finito qui perché chiaramente la cosa che diciamo bisogna denunciare è che in tutto questo noi abbiamo avuto estrema difficoltà veramente a poterci rapportare con le istituzioni, nel senso che tutti questi dati li abbiamo dovuti ricavare con molta fatica, non tanto, diciamo, quelli relativi all'anagrafe, che magari erano dovuti, la difficoltà era dovuta sostanzialmente alle, come dire, ristrettezze di tipo della logistica locale dell'ufficio anagrafe nostro, che in effetti un paio di impiegati si sono sobbarcati un lavoro immane di ricostruire quasi a mano tutta una serie di elementi, ma per quanto riguarda i dati sanitari, dove l'ASL praticamente sicuramente non ci ha aiutato, addirittura li abbiamo dovute come dire ricavare in seconda, terza battuta per vie traverse. Questa cosa qui chiaramente la dice lunga pure sul concetto, sul tipo di collaborazione che offrono certe istituzioni per la diffusione della conoscenza
E voglio dire che diciamo questo è un elemento politico importante. Questo vuol dire che c'è qualcosa quasi da non rendere non render noto nel come se temessero diciamo delle critiche oppure delle accuse, ma non è tanto questo. Il problema fondamentale è che se non c'è la conoscenza non c'è manco consapevolezza, e senza la consapevolezza non c'è partecipazione, non c'è democrazia, e questo è un elemento che stiamo denunciando da tempo. Io ho finito, scusate, forse sono stato pure troppo lungo. Allora, siccome siamo stati così, sono arrivate delle persone molto carine che hanno incominciato anche a scrivere sulla chat, chiaramente la cosa era stata bloccata fin da prima perché non ho potuto fare nient'altro. Man mano adesso io sto cercando di togliere di mezzo, fare la bonifica ovviamente delle blatte, e niente, per cui chi vuole intervenire, in questo caso voleva intervenire già prima Valerio Gennaro, per cui cerco adesso di dargli la possibilità di parlare, ma non so fino a che punto. Ecco, prova. Sì, vedo che... Ok, prova a parlare. Tienimi sicuramente il tempo, perché sicuramente il tema sì. È stimolante, ed è, io ringrazio veramente l'idea di aver organizzato questo incontro, e anche a tutti i relatori, Medicina Democratica, e specialmente anche Fierro adesso che mi ha tirato dentro e ha dimostrato che poi ognuno diciamo può prendere ciò che c'è e lo valorizza in modo, appunto, con queste differenze biologiche, culturali, sociali. Uno applica, diciamo, quello degli propri strumenti in un modo locale e riesce anche a far parlare i dati, che poi è quello che, come epidemiologo, insomma, io insomma, credo a questo, credo che il dato debba essere dato innanzitutto, oppure preso a seconda dei punti di vista. E in questo senso, avendo sì partorito l'idea del referto epidemiologico, l'idea era quella che non c'è storia per noi ricercatori, ad esempio pubblici, che dobbiamo raccogliere dati e perdiamo un sacco di soldi e di tempo per raccogliere dei dati, quando in realtà ci sono dei dati già pronti, che sono quelli appunto sanitari, e sono già ufficiali perché sono, diciamo, di carattere amministrativo tendenzialmente, o di carattere economico, o statistico, o burocratico. Ecco, questi dati vengono già raccolti normalmente dalle amministrazioni, e quindi è un vero peccato non utilizzarli anche per scopi epidemiologici. Quindi, poi utilizzando ovviamente statistici competenti, perché è un altro mestiere, bisogna ricordarlo, lo statistico e l'epidemiologo sono due professionisti che vanno a braccetto, ma diciamo sono proprio due competenze estremamente diverse. In qualche modo l'epidemiologo potrebbe essere considerato come il medico che poi utilizza i dati di laboratorio che quindi dicono delle cose, ma l'interpretazione di questi dati statistici poi appunto spetta all'epidemiologo, e con l'aiuto appunto dello statistico. Quindi c'è questo lavorare in coppia, in sintonia. E io, vabbè, scusate, mi presento, sono appunto Valerio Gennaro, sono ormai un medico epidemiologo in pensione ormai da un paio d'anni. Avevo segnalato anni fa il fatto che l'epidemiologia doveva essere tempestiva e completa, non parziale, non orientata dal business e dagli affari o dalla politica, diciamo dalla partitica più che altro, ma deve essere un qualcosa fatto per il bene comune, ovviamente, e l'ho pagata cara, sostanzialmente. Mi hanno lasciato andare in pensione, poi non hanno né rinnovato la mia posizione per un nuovo giovane e per altri, che per cui ad esempio il registro mesotelioma della Liguria, che ho diretto per 25 anni, ha messo in luce
oltre 3.000 malati di cancro e di mesotelioma legato all'amianto, non è stato più aggiornato. E per dire, l'epidemiologia dà fastidio perché in effetti oltre a contare, a dare i numeri, che poi sono persone per noi ovviamente, e dice anche le motivazioni, o meglio studia le cause, quindi è questo il nocciolo, il bello e il brutto dell'epidemiologia, che bisognerebbe ricordarci tutti di a cosa serve, insomma, quindi non è fare un articolo scientifico. Adesso sto facendo ad esempio lo studio su Taranto e anche lì scopriamo l'acqua calda, semplicemente si scopre che, guarda caso, i quartieri vicino alla zona industriale dove vivono i lavoratori, le famiglie dei lavoratori, e dove c'è più inquinamento e dove c'è più o meno gli stessi livelli socio-economici, peraltro, ecco lì la mortalità è aumentata anche del 10-15%, cose inaccettabili, insomma, regolarmente, anno dopo anno. Ecco, io penso che dovremmo utilizzare tutti, cioè incoraggiarci tutti, vedo che siamo circa una 35 persone, spero sparse per l'Italia, ecco, se noi ci incoraggiamo a utilizzare questi dati che sono già pronti, le nostre amministrazioni, ad esempio comunali, ce l'hanno, perché poi si tratta di trovare l'ufficio giusto, ma poi è l'ufficio demografico, e lavorare in modo molto semplice, andare all'ufficio demografico, l'ufficio informativo del comune, e farsi dare la copia. Io suggerisco semplicemente questo, di farsi dare la copia dei dati, delle statistiche, rimanendo sul tema, le statistiche di mortalità quartiere per quartiere, o meglio unità censuaria per unità censuaria, e dividendo ovviamente per genere, per età e per anno di calendario. Questo ti permette con veramente quattro variabili riferite sia ai decessi sia alla popolazione generale di fare un'analisi molto economica ma molto completa, anche se paradossalmente non sappiamo niente di quelle persone, non sappiamo nomi e cognomi ovviamente, quindi, però la privacy quindi è riserva è confermata, e ovviamente non chiediamo le patologie, sembra un paradosso, ma quello che conta proprio è il bilancio complessivo. Molti epidemiologi in questi anni mi hanno un po' sfottuto, un po' gli epidemiologi snob, quelli un po', diciamo, o i sinistresi oppure quelli accademici, insomma, dicevano non si può, bisogna andare a essere precisi. Ma quello che conta, come ha fatto vedere Paolo Fierro, ad esempio, è importante vedere questo bilancio di massa. Come mai abbiamo dei quartieri dove regolarmente abbiamo eccessi di mortalità complessiva per tutte le patologie, per tutte le età, aggiustando per età, e magari le differenze di genere sono fondamentali, le analisi di genere. Come mai in certi quartieri c'è una parità di genere e in altri invece c'è uno squilibrio incredibile? Ecco, l'epidemiologia interviene proprio in questo, nell'analisi delle grandi differenze, perché poi ovviamente devi studiare, devi mettere insieme i dati sociologici, i dati economici, i dati ambientali, e con quei dati in più riesci a capire finalmente che cosa succede, e quindi aiutare l'amministrazione, se lo vuole, se non lo vuole bisogna un po' anche insistere, diciamo lo facciamo dal basso, fare in modo che l'amministrazione sia consapevole che deve risolvere questi problemi principali, che sono quelli della salute collettiva. Cioè non si può continuare ad avere una comunità così squilibrata, come l'abbiamo visto a Genova, ma l'abbiamo visto ovviamente a Taranto, l'abbiamo visto a Trento. Cioè abbiamo dei quartieri che regolarmente sono perfetti, hanno un 10-15% di decessi in meno ogni anno, regolarmente, aggiustando per età e quant'altro, e altri che regolarmente sono un disastro, sembra che ci sia una guerra continua. Ecco, io penso che l'epidemiologo debba decidere di partecipare in modo attivo, concreto, appassionato, e far capire agli amministratori, che sono spesso ignoranti, e vabbè, non è su quello, uno volendosi aggiorna e studia, ma spesso sono veramente la controparte. Io penso che però ce la possiamo fare sostanzialmente se dal basso, appunto, tra persone come Medicina Democratica, ma anche io ho dovuto in qualche modo anche lavorare con i Medici per l'Ambiente, che sono un ottimo gruppo che si occupa appunto di salute e ambiente, e in qualche modo imporre all'amministrazione il fatto che si debba, qui a Genova, che si debbano usare regolarmente in modo tempestivo questi benedetti dati,
che sono già pronti, che il comune ha già, quindi poi se volete delle informazioni specifiche vi faccio vedere qual è magari il format dei dati da chiedere direttamente, ma si possono veramente fare delle analisi che hanno un gap di appena un mese o due mesi, quindi non più col famoso e storico ritardo dell'epidemiologia, che siamo famosi diciamo tra gli altri ricercatori scienziati perché siamo dei ritardati in genere, cioè arriviamo tardi a dire delle cose in genere ovvie e banali spesso. Ecco, io direi che l'epidemiologia invece può diventare una cosa tempestiva, lo si vede adesso molto bene con i colleghi della ASL del Lazio, con le analisi sul Covid, che riescono con la mortalità giornaliera a darti settimanalmente il dato della mortalità giornaliera complessiva, ed è molto importante, anche se non distinguono per patologie, ti danno la mortalità complessiva, ma è molto importante questo misurare quello che sta succedendo oggi rispetto a quello che era il valore atteso, perché questo poi è il concetto dell'epidemiologia, cioè misurare la realtà, ma rapportarla con quello che è il valore atteso. Poi il valore atteso, come calcolarlo, non è difficile, basta decidere dei criteri che siano appunto condivisi, e questo Andrea Micheli ed altri insomma potrebbero insegnarcelo tranquillamente. Comunque adesso vi lascio, vi ringrazio molto, vi ricordo che adesso compierà 2 anni appunto la legge sul referto epidemiologico, che è una legge votata all'unanimità 2 anni fa, appunto la legge 29 sul referto epidemiologico e sui registri di tumori, che in qualche modo ci autorizza tutti quanti, amministrazioni, cittadini e tecnici, a chiedere i dati alle amministrazioni e usarli, perché i dati ci sono. I dati, ad esempio, sui decessi sono veramente sono lì, sono pronti, sono aggiornati a pochi giorni prima in ogni nostra città. Quindi in ogni nostro comune, cioè negli 8.000 comuni italiani, noi abbiamo la mortalità aggiornata al 99% a pochi giorni prima. Ecco, questi dati possono essere usati subito, però ci vuole qualcuno che si metta lì e statisticamente a lavorarci con un epidemiologo, uno statistico, si fanno delle cose miracolose, come ha fatto vedere adesso molto bene Paolo Fierro a Napoli. Scusate se l'ho fatta lunga. Buon lavoro a tutti. Allora, grazie a Valerio Gennaro. Verificando un po' qui, potremmo dire di essere forse liberi da chi voleva far fuori anche questa iniziativa. Chiedo, non so, a Fulvio se vuole intervenire, o se qualcun altro vuole comunque intervenire può adesso utilizzare la chat. No, direi di dare la parola a chi vuole intervenire. Sì, allora chi vuole intervenire può scrivere sulla chat. Ok, allora aspetta che do la parola a Paolo Fierro. Scusate, ma dobbiamo fare così purtroppo. Dunque, allora. Allora, Paolo Fierro dovrebbe riattivare l'audio. Sì, okay. Sì, prego. No, allora è giustissimo quello che ha detto Valerio Gennaro, sicuramente è pure merito suo se fu introdotta quella legge, perché collaborò evidentemente con alcuni settori che la spinsero molto. Il discorso è che, come sempre, tante leggi vengono inapplicate. Faccio un esempio molto vicino a noi. Stiamo cercando, ad esempio, di ripetere l'esperienza del REC di Napoli a Salerno, no? Cercando appunto di avere l'accesso ai dati, che poi dovremmo elaborare noi come gruppo Medicina Democratica insieme
al coordinamento salernitano. Ebbene, anche lì abbiamo non ci rispondono neanche, abbiamo fatto le richieste e non c'è, come se parlassimo due lingue diverse. Un'altra cosa, importantissimo sicuramente l'elemento della mortalità generale, dei decessi, eccetera, eccetera, che effettivamente è immediatamente a disposizione nell'anagrafe comunale. E questo, in linea di massima dovrebbe essere un elemento di facile reperimento. La difficoltà che noi abbiamo rilevato e che a cui accennavo prima è questa qui. Abbiamo chiesto all'ASL, perché a Napoli c'è un'unica grande ASL, l'ASL Napoli 1, che raccoglie tutta la cittadinanza, il RENCAM, cioè il registro nominativo delle cause di morte, a parte il fatto che abbiamo avuto proprio difficoltà a farci comprendere, perché qualcuno aveva capito addirittura che volevamo nome per nome le cause di decesso, e che evidentemente era una violazione della privacy, ma non era questo. Abbiamo scoperto che era stato redatto un re, ma addirittura 15 anni fa, e l'avevano fatto forse come un elemento così, una sorta di dimostrazione che insomma erano bravi ad elaborare certi dati. Poiché il vuoto completo, abbiamo chiesto con la scusa del Covid, si sono interrotte le comunicazioni con l'ASL, abbiamo stabilito una serie di tavoli, di discussione, eccetera, eccetera, tra cui questo qui dell'epidemiologia, che per noi è un elemento fondamentale, uno strumento fondamentale per agire sulla gestione delle aree urbane. E questi qua praticamente ci stanno ormai facendo perdere tempo da più di un anno. Quello che voglio dire è che certe cose che dovrebbero essere di facile, di facile accesso, diventano delle mete, faticose, irraggiungibili, per cui a volte dobbiamo pure fare delle polemiche anche aspre per avere, voglio dire, delle cose che dovrebbero essere banali, scontate. E questo perché? Perché evidentemente chi gestisce la sanità, no, che è una cosa parallela, non è la stessa cosa che, voglio dire, riguarda la salute, giustamente come ha detto Micheli, chi gestisce la sanità ritiene che è cosa sua, è una sorta di argomento su cui non vuole che qualcun altro metta becco. Anche qui è un discorso di democrazia, e anche qui è una battaglia da aprire e da portare fino in fondo, perché se no altrimenti, sia che vuoi parlare della salute, che vuoi parlare della gestione delle aree urbane, che pure se vuoi parlare di sanità, praticamente finisci per fare una battaglia di opinioni. Noi è sui dati reali che vogliamo confrontarci con le autorità, snidare pure la politica sulle sue responsabilità, perché voglio dire, quando con questi dati napoletani noi ti dimostriamo che sono 10 anni che la situazione non cambia mai, anzi addirittura in alcune zone peggiora, che ci sono degli elementi di estrema criticità, in effetti questo non riguarda solo la sanità, perché l'abbiamo detto, non basterebbe a Milano mettere un medico ogni edificio, ma evidentemente bisogna considerare tutti i dei problemi, la scolarità, la disoccupazione, il sovraffollamento, eccetera, eccetera. Quindi è un problema politico grosso, e a maggior ragione la politica se ne deve far carico, però nella chiarezza, perché sennò altrimenti, ripeto, si fa l'ideologia, si fanno le battaglie, tra le partigianerie, e sostanzialmente poi si confondono le idee alla gente. Ecco, questo è un altro elemento, se si vuol discutere, mo si aprono le campagne elettorali per le comunali, ma di che cosa parleranno
i candidati, se non si confrontano su questi dati, su quelle mappe che abbiamo prodotto, cioè tu che vorrai fare per queste periferie, tu che caspita tieni in testa per sollevare queste situazioni, sia come autorità sanitaria, perché chi fa il sindaco è il principale cittadino, è il tutore della salute della cittadinanza, ma anche come, diciamo, proposta politica, cioè che tipo di sviluppo urbano, che tipo di offerta di lavoro, eccetera, eccetera. Sono tutte discussioni, voglio dire, che devono entrare e sono strettamente connesse al problema salute e al concetto di benessere in genere. Scusate di nuovo la lunghezza. Grazie. Allora, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, può scriverlo sulla chat. Se no, allora, ridò la parola a Fulvio. Sì. Prego. Ma vediamo se c'è qualcuno che deve fare delle domande. Prima ho visto che c'era qualcuno che le doveva fare. Casomai prenda la parola subito, senza passare dal... No, lo deve scrivere sulla chat, perché è vero che siamo in 25, probabilmente, ripeto, ho bonificato... il sottobosco, ma siccome è meglio non fidarsi, non vorrei, ecco, lasciare troppo libero il tutto, perché siamo già stati attaccati, penso che avete visto, per cui vorrei evitare questa cosa. Allora, chi vuole parlare, fare delle domande, scriva sulla chat, in modo tale che io poi chiederò di riattivare il microfono per poter parlare. Non so se non c'è nessuno. Se non c'è nessuno, chiedo ancora, non so, a Fulvio. Ok, vedo Carmina che vuole intervenire, allora un attimo solo. Prego. Ecco, un attimo. Carmina, dovresti... L'audio. Ok, prego, prego. Il video no, vero? No, okay. No. Va bene, buonasera a tutti, interessantissimo come sempre. Ho perso forse qualche passaggio, ma volevo tornare sull'argomento epidemiologico a proposito della salute delle donne e della permeabilità maggiore, minore a patologie o ad infezioni come questa da Covid. I dati sono apprezzabili, si stanno facendo degli studi, la ricerca che cosa ci dice? Perché da quello che molto molto approssimativamente è apparso dalla storia di questo anno tremendo e dalle morti, parrebbe che le donne siano in qualche modo come dire, più resistenti, ecco, usiamo questo termine, all'infezione da Covid. È vero, non è vero? Abbiamo dei dati apprezzabili. Io forse ho perso qualche passaggio, però ho sentito che Valerio ne parlava, o sbaglio? Ecco, dunque, chi può rispondere a questa domanda? Non so, Andrea Micheli o Valerio Gennaro, non so, ditemi voi. Scusa Carmina, ti chiedo di disattivare. Sì. Ecco. Aggiungo una cosa che percentualmente credo proprio di aver letto da qualche parte, e forse è stato anche ridetto adesso, ma ho avuto un attimo di distrazione perché è arrivata gente, che percentualmente le donne che si sono ammalate, che sono purtroppo decedute da Covid, siano in misura
inferiore rispetto agli uomini, questo mi pare di aver capito. E se è vero, quali sono, o se è stato fatto un esame su quelle che sono le motivazioni? È un fatto legato al sistema endocrino, al sistema biologico, alla fisiologia delle donne? Perché non so bene quali siano le motivazioni. Grazie. Ok, do la parola a Valerio Gennaro, prego, devi attivare l'audio. Ok, invece il video non lo attiviamo, ok. Poi lasciamo parlare Andrea ed altri. No, effettivamente tocchi un tema importante, cioè un anno dall'epidemia, effettivamente la domanda di Carmina, non sappiamo, cioè quello è quello che si dice, però in realtà se andiamo a vedere le statistiche ufficiali, quelle ad esempio prodotte sul bollettino, che è quel bellissimo report settimanale della SISMG, che vi invito, che magari scriverò in chat, visto che non si riesce a pronunciare come sistema, SISMG, che è il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, ecco lì in realtà si parla, c'è l'analisi su ben 33 città italiane, campione, sono 33 su 8.000, tra l'altro, comuni italiani. Ecco, in realtà l'analisi per genere non c'è. C'è l'analisi di alcune città, quindi sono queste 32 o 33 città italiane, c'è l'analisi corretta, o meglio specifica per età e per periodo, quindi è molto importante. Però anche lì non c'è purtroppo l'analisi per genere, per tutta una serie di altri fattori, ad esempio socio-economici o altro. Ma io adesso non insisto perché ci sia immediatamente, però sicuramente sia epidemiologia e prevenzione, sia medicina democratica, eventualmente quando deciderà di avere un gruppo, diciamo, più operativo dal punto di vista scientifico, oltre che legale, insomma, anche più scientifico, e per lavorare insieme, insomma, per dare quei tasselli di informazione che in realtà la scienza ufficiale non dà e non ha intenzione di dare, ovviamente, ma penso che sia proprio fondamentale partire da queste differenze di genere e di farle parlare, riconoscerle, individuarle, ma le differenze in generale, perché sono quelle che spiegano il perché abbiamo queste diseguaglianze inaccettabili in termini di morti, di malati, o di altri effetti sulla salute che sono inaccettabili. Quindi direi che le domande che ha fatto Carmine sono assolutamente da porre, però ad oggi, diciamo, non c'è una struttura scientifica che stia rispondendo a queste domande. Spero veramente che il prossimo incontro, anche a epidemiologia e prevenzione, oppure dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, ecco, sì, tra l'altro si chiude tra poche una decina di giorni l'eventuale presentazione di abstract e di relazioni, ecco, ci sia proprio questo obiettivo, insomma, di utilizzare il Covid, questa tragedia che ha attraversato in maniera assolutamente molto diseguale. Tra l'altro, come ha detto il nostro arcivescovo, che a me non piace citare gli arcivescovi, ma qui dice: non è vero che siamo tutti nella stessa barca, come qualcuno dice, siamo tutti nella stessa tempesta, ma in realtà c'è gente che, insomma, la sta scampando perfettamente in maniera molto, molto buona, e altri sono attaccati a un pezzo di legno, insomma, quindi la tempesta c'è per tutti, ma alcuni sono veramente in condizioni assolutamente disperate, altri non sono neppure riconosciuti dalle statistiche, e quindi non abbiamo dati, e questo è inaccettabile. E comunque direi, ecco, possiamo andare dalle nostre amministrazioni e pretendere, con le buone o con le cattive significa con le vie legali, ma questi dati statistici, perché ci sono, allora le amministrazioni hanno i dati ad esempio sulla mortalità, sono statistiche, non si chiede nessuna analisi in più, non si chiedono nomi e cognomi, non si chiedono patologie, ma come cittadinanza, come medicina democratica, come associazioni, diciamo, sociali e culturali, diciamo di volontariato, oppure orientate al bene comune, ecco, abbiamo il diritto, dovere di far parlare queste statistiche e di trasformarle in epidemiologia, cioè in informazioni utili,
in tempo reale per noi, per la cittadinanza e anche per gli amministratori che prima o poi impareranno che devono, diciamo, come dire, conoscere la realtà per risolverne almeno in parte quello che è di loro competenza, insomma, e non fare e non nascondere la testa sotto la sabbia. Ecco. Quindi scusate, l'ho allungata un po' troppo, ma il tema era troppo interessante e d'altra parte dopo 40 anni di epidemiologia mi sono ancora caldo, ecco, sul tema. Ecco, chiedeva a Carmina Conte. Prego. Antonio. Sì, prego. Sì, volevo... Parto da quella diapositiva che mostrava l'andamento particolare che ha avuto l'epidemia in relazione agli indicatori economici. Allora, se voi fate mente locale alla informazione globale che abbiamo avuto, è stato interessante osservare che alcuni tra coloro qua nel mondo avevano scelto la strada di lasciar correre l'epidemia. Io parlo dei leader del Brasile, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, tutti quanti loro hanno avuto il Covid. Allora, e che cosa è successo e qual è il motivo? Il motivo è che questo virus, che è non è un animale, è una sostanza chimica, praticamente si sviluppa e si crea tanto più la gente si sposta. E allora le elite del mondo sono state inizialmente a rischio, e per cui è il motivo per il quale abbiamo osservato che molte delle elite del mondo, in campo politico, economico e sociale, sono state, non so, gli attori, eccetera, molti tra loro sono stati colpiti dalla malattia. Poi, col procedere del tempo, è successo che naturalmente sono le condizioni sociali e individuali di vita, quindi la capacità meno di vivere in luoghi in cui ci sia spazio, ci sia possibilità di più o meno di essere contaminati, che ha determinato altri fattori, per cui col procedere del tempo la classica distribuzione di rischio che vede maggior rischio per le classi subalterne si è ripresentata. Per quanto riguarda questi temi, dunque, Epidemiologia e Prevenzione ha prodotto una monografia che io veramente ve la consiglio, una monografia nella quale praticamente c'è stato uno sforzo collettivo delle epidemiologie italiane, non solo, per produrre quello che si sapeva nei primi sei mesi di questa storia, di questa vicenda. E lì si sono affrontati anche questi temi di disuguaglianza, ci sono articoli scientifici che affrontano tutti questi temi e anche gli andamenti riguardo ai primi sei mesi. Stiamo lanciando ora una cosa per descrivere quello che è successo dal giugno dell'anno scorso in avanti, per cui praticamente si narrerà, si farà la storia degli eventi nei successivi sei mesi o diciamo ulteriori nove mesi. Questa colpa partirà tra qualche giorno. Quindi c'è stato uno sforzo per dare informazioni, purtroppo noi non siamo in grado, non siamo capaci di dare sufficienti informazioni di quello che viene prodotto, ma vi consiglio, se avete dei dubbi al riguardo. Però per esempio per la tematica riguardo al rischio per genere, effettivamente si è osservato inizialmente un rischio maggiore per quanto riguarda il continente maschile. Mi pare di osservare che nel tempo questo diciamo vantaggio del contingente femminile si stia riducendo. Anche lì può darsi che i meccanismi siano associati alle modalità con la quale il virus si diffonde e la probabilità forse più alta di essere contaminati del contingente maschile. E purtroppo succede anche, come è successo nelle pandemie dei secoli scorsi, che al procedere del corso del tempo e alle successive ondate con le quali il virus ci coinvolge, progressivamente vengono aggredite le classi
di età sempre più inferiori. È un processo, quello che si sta svolgendo adesso, analogo che quello che si è svolto per quanto è stato raccontato nelle pandemie dei secoli scorsi. Il punto è che forse la speranza è che la malattia, laddove si aggredisce le classi più giovani, trova dei soggetti più forti, più capaci di resistere all'aggressione e più in grado di sviluppare anticorpi. Comunque noi stiamo pagando come nazione un prezzo straordinario, perché c'è un'intera generazione, quella sostanzialmente nata poco prima della guerra, nel dopoguerra, cioè quella che va agli ottantenni, praticamente è stata veramente colpita in un modo drammatico nel corso di questo anno. Sono decine di migliaia di persone che sono morte prima di quanto la loro storia individuale doveva mostrare. Ed è per questo che praticamente tuttora io penso che bisognerebbe avere la capacità di rafforzare i legami sociali e non costruire critiche inutili, ma costruire critiche capaci di aiutare la nostra popolazione a superare questa fase di gravissima. Perché diciamo, quello che sta succedendo in questo anno è qualcosa che esce dall'esperienza comune al nostro popolo. Cioè, in alcune situazioni è successo che praticamente alcune aree del paese, per a causa dei terremoti oppure a causa di eventi atmosferici, eccetera, alcune realtà locali, magari anche ampie, hanno sofferto collettivamente il problema di un dramma sanitario. Ma un dramma come quello che stiamo vivendo noi collettivamente come intera nazione esce dall'esperienza, diciamo, delle generazioni che non avevano attraversato la guerra. E questo naturalmente è un problema enorme per quanto attiene la capacità individuale e collettiva di rispondere in modo positivo alla vita. Stiamo vivendo una fase veramente importante e probabilmente nella storia della nostra nazione e non solo internazionale. A livello internazionale si parlerà di un prima e di un dopo la pandemia, perché comunque non usciremo. Grazie. Grazie. Allora, vuole intervenire Carmina Conte, sì. Prego. Allora, dunque, ho sentito da Michele che ha parlato adesso, che questo, diciamo, vantaggio delle donne si starebbe riducendo. Ma io voglio dire una cosa, che questo fenomeno, che era molto macroscopico, soprattutto nei primi mesi della recrudescenza della pandemia, cioè un anno fa, questo fenomeno attesta ancora una volta la distrazione di questo paese nei confronti della salute delle donne. Io non sono un medico, non sono una medica, però mi occupo di donne fra le varie cose, e questa faccenda della salute delle donne, del corpo delle donne, che presenta delle specificità che tutti sanno, ma che la medicina ha regolarmente sottaciuto, trascurato. Cioè, sappiamo bene che la maggior parte delle sperimentazioni per i farmaci si fanno sui corpi degli uomini. Credo che soltanto di recente, negli ultimissimi decenni, in seguito al sollevarsi del problema, e cioè la medicina di genere, la farmacologia di genere, saranno una ventina d'anni che se ne parla in Italia, però non so quanti progressi siano stati fatti in materia. Questa storia del Covid è clamorosa, perché oltretutto si perde un'occasione, e cioè come mai comunque le donne di sicuro in tutta la prima fase hanno mostrato una maggiore resistenza. Il fatto che epidemiologicamente non ne abbiano minimamente tenuto conto in questo sito di cui ci ha parlato
di cui ci ha parlato Valerio, questo SIMG, questa cosa qua, cioè non gliene può importare di meno. E invece se si facesse uno studio epidemiologico e poi uno studio medico-scientifico per capire che perché, probabilmente se ne trarrebbero delle conclusioni di estremo interesse. Questa cosa vale per tutti gli altri ambiti, ma nello specifico del Covid ha avuto un'importanza rilevantissima, perché io vado a memoria, fra purtroppo gli oltre 300, non mi ricordo il numero esatto, di medici deceduti nell'adempimento del loro lavoro perché si sono infettati col Covid, credo che le donne siano pochissime. Ci deve essere una ragione. Studiare quella ragione probabilmente ci darebbe degli strumenti per combattere il Covid. Ora, c'è il caso specialissimo di una signora di 105 anni, vado anche lì a memoria, che ha avuto il Covid e che è sopravvissuta al Covid. È un fatto straordinario. In ogni caso, io penso che Medicina Democratica, il gruppo di lavoro della medicina sul, come si dice, adesso non mi viene la parola, della cura, quella di cui ci stiamo occupando, ha fatto effettivamente un lavoro sulle donne, sulla medicina di genere, che non ho rivisto, però credo che sia di grande interesse. Secondo me Medicina Democratica dovrebbe porre il problema, anche nella fattispecie del Covid. Io lo trovo assurdo che non se lo siano proprio posto, facendo l'ennesimo errore sulla pelle della salute delle donne, ma perdendo un'occasione, che è un'occasione di indagine e di conoscenza, che probabilmente ci darebbe qualche strumento in più. Grazie. Grazie. Bruna Bellotti, prego. Sì, sono qui. Io ho scritto una chat. La domanda è, non so se è ancora in linea il dottor Micheli. Sì, è ancora in ascolto? Sì, sì. Ecco, benissimo. Ha detto che mi ha incuriosito parecchio. Il tasso non è solo un animale, anche una quantità matematica. L'altra domanda è, dalle slide, un tempo si riteneva che tutto fosse determinato, ora non più. Mi piacerebbe sapere nelle rispettive domande che ho posto che cosa intende. Ecco, tutto qua, grazie e complimenti. Un seminario interessantissimo. Prego, Andrea. Sì, allora, dunque, le due domande sono la questione, parto dall'ultima, la più vasta. Allora, noi diciamo, ci hanno insegnato le leggi della fisica, eccetera, per cui ci sarebbero delle leggi universali che governano le nostre situazioni. Se portiamo questo concetto dal punto di vista sanitario, allora il concetto è praticamente, se io fumo, la legge potrebbe essere, fumando una sigaretta mi viene il tumore. Ma non è così. Il problema non è che fumando una sigaretta mi viene il tumore, ma è la probabilità con quale questa cosa avviene. Cioè, nel senso che potrebbe benissimo essere una persona che ha fumato tutta la vita e il tumore non gli viene. Perché la questione è che la relazione non è deterministica, cioè diretta, ma una relazione probabilistica, cioè una certa quota di coloro i quali fumano avranno il tumore. Il problema è che questa quota di coloro che avranno il tumore, per esempio il tumore al polmone, è più alta se fumi rispetto a che non fumi. Allora è quello che è la condizione del rischio, che è un rischio che è una informazione probabilistica. Per cui la gran parte della medicina si basa su, e che ha a che fare con la biologia, quindi più l'organismo umano, ha a che fare con la probabilità. In realtà io nel mio intervento allargavo il pensiero dicendo che questa condizione non è solo della biologia e della medicina, ma è generale. Non esiste scienza adesso che non si appoggi su concetti probabilistici, quindi non ritiene che ci siano delle leggi universali. Allora, scendiamo nel concreto. Allora, quando noi sentiamo qualcuno che dice un'affermazione di tipo generale, di tipo secco, eccetera, in genere sbaglia. Quello che si può dire è che noi sappiamo delle cose con una certa alta o bassa probabilità.
E poi, dopodiché, l'altro concetto di cui mi sono soffermato prima è il fatto se quello che io dico, se ho un'idea riguardo a un certo tipo di problema, è un'idea innovativa, allora sì, lo dico nel mio mondo, ma io non posso dire questa idea innovativa come informazione di salute pubblica, specie in queste situazioni. Per fare in modo che questa informazione, in questa mia idea, diventi un'informazione pubblica, mi devo confrontare con tutte le altre persone e democraticamente decideremo se quell'informazione è importante. Ho risposto sufficiente, penso. Grazie. Roberto Monfredini, prego. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Perfetto. Io ringrazio per l'argomento, perché è un argomento importantissimo. Saluto tutti i partecipanti e saluto Valerio Gennaro, perché con Valerio Gennaro a Vignola 5-6 anni fa facevamo una bellissima serata Sani in un mondo malato, nella quale venne anche la Patrizia Gentilini, e dove si evinceva il dato che la vita media si allungava la vita da malati praticamente. L'epidemiologia se la possiamo rapportare in questo caso alla nostra pandemia attuale, ma dobbiamo tenere presente che l'epidemiologia ha tenuto conto fino a un anno fa, fino a che non arrivasse fuori questo Covid, di quello che degli NOx, delle PM10, PM2,5, di tutte le porcherie che noi stiamo incenerendo, mandando nell'aria o nell'acqua o nella terra, e quindi dovrebbe mettere in relazione le patologie, lo strumento importantissimo che può mettere in relazione le patologie nostre con il mondo nel quale noi viviamo. Io mi ricordo che allora, tra l'altro, ero consigliere comunale anche, quindi io insieme a tanti altri consiglieri di altri comuni feci da portavoce, chiesi a tutti di portare il REC anche a Modena, a Fiorano, a Spilamberto, a Castelvetro, dove ero io, eccetera, di fare delle interpellanze, delle mozioni. Fu snobbato, ci risero dietro e quindi ci dissero che c'erano già degli strumenti a sufficienza che dimostravano che si moriva molto meno rispetto ad altre parti. Quindi c'è proprio la sottovalutazione, come diceva anche prima Gennaro. È importante che sia stato fatto a Napoli e portato avanti, perché il REC è uno degli strumenti certamente importanti, ma lo strumento maggiore dovrebbe essere la cultura dalle scuole sui bambini, per insegnare ai bambini a rispettare l'ambiente, perché i bambini diventeranno uomini, e se noi il nostro rispetto dell'ambiente, quello di tagliare gli alberi, di farne delle biomasse, di dire che il 5G non fa male, e insieme anche abbiamo la sfortuna di avere anche un coronavirus sul quale da 20 anni, dico solo questo, da 20 anni l'uomo stava lavorando sul coronavirus, quindi non è una cosa che è sbucata dal pipistrello, ma erano 20 anni che l'uomo ci lavorava. Penso che forse andrebbe ampliato quello che è l'angolo della visuale, insomma, cioè se il nostro rapporto è un rapporto malato con l'ambiente, dobbiamo vedere come noi viviamo e non possiamo pensare di risolvere il problema soltanto con una delibera regionale o un atto di carta, ma ci vogliono delle prese d'atto molto importanti e che non mi sembra che ci sia questa volontà, insomma. Grazie a tutti, grazie e complimenti. Grazie, allora lascio la parola a Fulvio per concludere la serata.
Beh, intanto grazie a tutti i relatori, Andrea Micheli, Paolo Fierro e Valerio Gennaro per i loro interventi. Naturalmente grazie a tutti quelli che hanno partecipato e che abbiano o non abbiano fatto delle domande. La cosa che vorrei dire in chiusura è il fatto che noi ci siamo organizzati come coordinamento nazionale e come coordinamenti regionali, almeno anche se non ci sono tutti i coordinamenti regionali, e all'interno dei coordinamenti regionali, particolarmente l'abbiamo visto recentemente in Lombardia, avendo fatto delle iniziative per gruppi di comuni e quartieri, che c'è una possibilità di organizzazione dal basso, e questa possibilità di organizzazione dal basso necessita una piattaforma che riguarda sicuramente i servizi, le carenze che ci sono, di cui abbiamo ampiamente parlato. Però sarebbe assolutamente opportuno, visto questo incontro che abbiamo fatto oggi, che si facesse quello che è stato fatto a Napoli, e cioè avere un quadro della situazione epidemiologica, chiamiamola di salute e malattia del territorio, in modo tale che da lì possiamo avere un altro elemento assolutamente importante per poter intervenire. E aggiungo anche una cosa, questo glielo dico al governo, se mi ascolta, che da qua, da questa visione epidemiologica, si è visto una grande differenza fra le persone, fra i quartieri, fra i cittadini, tra uomini e donne. Allora, questo dovrebbe essere il compito del governo. Come lottare, come modificare il discorso delle diseguaglianze che abbiamo di fronte, che è abbastanza pesante. Ho visto anche statistiche, credo che abbia fatto Epidemiologia e Prevenzione, sulla questione del Covid, e si è visto che anche su queste ci sono delle grandissime differenze. Allora lanciamo la palla al governo, vediamo in che modo, quindi forse non tanto per intelligenza ma per mobilitazione, di fargli dire che quello che si deve fare è una riduzione pesante delle grandi differenze che ci sono nella popolazione. E quindi io chiudo, intanto per dire che già di questo se ne parlerà la prossima volta con un ulteriore incontro sulla questione di genere. Quindi grazie a tutti e arrivederci. Grazie, ecco. A voi. Volevo solo dire per le persone che sono attualmente in collegamento che come avete visto noi abbiamo utilizzato sempre lo stesso link per tutti gli incontri. Vista questa incursione di questa sera, per la prossima settimana cambierò il link, per cui state attenti al link che vi invierò, onde dare appunto cose come sono successe questa sera. Va bene, grazie. Salve. Grazie. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Molto interessante davvero. Ciao.